l'autore si chiama Luca Boschi, entra Luca. Boschi è stato una delle personalità più versatili e interessanti del fumetto italiano, della storia del fumetto italiano. Luca Boschi era una persona che univa due caratteristiche molto importanti. Era competente e si faceva capire. Io non riesco a scindere il Luca Boschi amico dal Luca Boschi meraviglioso studioso di fumetti e dal Luca Boschi meraviglioso autore di fumetti. Ho imparato a leggere a 3 anni, quindi dei fumetti, in particolare dei fumetti Disney disegnati da un grande disegnatore che è Al Hubbard. E tra l'altro mi ricordo benissimo quando ho imparato nel paesino di Cireglio, giusto per fare riferimenti locali. Noi facevamo i primi numeri dell'Urlo. Lui ci inviò una lettera che venne letta, me lo ricordo, in redazione, nella redazioncina che avevamo messo su, dicendo, cioè, questa persona di Pistoia, questo ragazzo di Pistoia che fa fumetti, si occupa di fumetti ed era interessato a quello che facevamo noi. Feci una trasmissione per Rai 3, questo strano servizio, Luca Boschi si presentava, stava sempre in mezzo alle interviste con la cartellina sotto braccio, come se fosse l'autore di fumetti che doveva proporsi alle riviste. Però ho continuato a spedire cose in continuazione, ogni tanto sono apparse dentro le riviste dicendo no, guardi il suo materiale, non ci interessa, oppure anche nella pagina dei giovani lettori o che so io. Uh-huh. Poi è uscita una mia prima storia su una rivista che si chiamava Il Mago, quello che pubblicava Mafalda come personaggio principale, certo. E Il Mago Wiz. Poi ho continuato a scrivere, anzi la mia attività è prevalentemente diventata quella di scrittore e di, diciamo, critico, storico, quello che volete, insomma dell'ambito dei fumetti. Fatto delle collane bellissime, dei libri, dei saggi bellissimi. Credo che abbia contribuito nell'ambito della ricerca del fumetto in Italia nel recuperare autori, storie e cicli di storie che erano anche, diciamo, un po' dimenticati, mettendo ordine a quella che è stata la produzione del fumetto, particolarmente in Italia. E Luca aveva una capacità di far entrare proprio nel suo cuore, io non la chiamerei memoria, lo so che è un po' retorico, però è proprio aveva la memoria del cuore, e lui si appassionava così tanto alle materie di cui si occupava che leggeva continuamente, leggeva di tutto continuamente, molto spesso io rincorrevo la sua conoscenza e anche i suoi libri. La gente si fidava di quello che diceva quando parlava di fumetto, quando parlava di altro, e
si faceva capire perché aveva perfettamente presente la differenza tra un saggio accademico e un testo rivolto al grande pubblico. E poi, devo dire la verità, abbiamo avuto delle strade che incredibilmente si sono intrecciate, cioè, perché noi abbiamo fatto su sponde diverse, sia curato con l'Anne dei Fumetti, sia fatto curato la direzione artistica di Manifestazioni, lui, Lucca, e poi Napoli, io. Soprattutto quelle dedicate al cinema d'animazione, ma insomma anche io Romix, per esempio. Luca non era un nerd che viveva di pane e fumetto tutto il giorno. Spesso ci scambiamo mail dove si parlava di politica, di società, educazione, il suo lavoro come insegnante di disegno, di fumetto, ma non solo come insegnante di fumetto, ma insegnante e i ragazzi con cui aveva a che fare. Se uno andasse a rileggere anche le sue opere saggistiche, le sue opere di riflessione sul fumetto, forse questo filo rosso dell'attenzione alla società si potrebbe evidenziare. So che la sua conoscenza non si recupera, non c'è niente da fare. E ci sono persone che purtroppo si portano via un mondo che hanno dentro e per Luca è così.